curiosità sugli occhi. L'occhio è uno degli organi più complessi e sviluppati del corpo, sia umani che animali. Conosciamo alcune delle sue peculiarità. Quanti colori possono visualizzare l'occhio umano? L'occhio umano sano è in grado di distinguere 10 milioni di colori diversi. Tuttavia, circa il 12% della popolazione è in grado di vedere alcuni milioni di colori in più rispetto al resto. È una mutazione genetica oculare che alcune donne hanno e che permette loro di vedere oltre l'occhio comune. Si chiama tetracromatismo e definisce il possesso di 4 diversi tipi di cellule coniche nell'occhio per la ricezione di informazioni sul colore. Il colore degli occhi prepara l'alcol? Questo è stato rivelato da una ricerca pubblicata su The American Journal of Medical Genetics. Lo studio ha concluso che le persone con gli occhi blu o gli occhi chiari in generale hanno un maggiore rischio di diventare dipendenti dall'alcol rispetto alle persone con gli occhi scuri. Al momento, non esiste una chiara giustificazione scientifica per questa connessione tra dipendenza da alcol e colore degli occhi. Ma i ricercatori sono convinti che questo collegamento non sia una semplice coincidenza. La magia del lampeggio. Gli esseri umani battono le palpebre più di 14.000 volte al giorno, una media di circa 17 volte al minuto. Una media di 4.200.000 volte l'anno. Il computer, il tablet o il telefono rallenta questa frequenza, perché ci fa prestare attenzione e ci dimentichiamo di sbattere le palpebre così spesso. Per quanto riguarda gli animali, abbiamo già visto che alcuni mancano di palpebre, come pesci, serpenti e insetti. Al contrario, i cammelli hanno 3 palpebre, che è utile per proteggere dalle tempeste di sabbia nel deserto. Occhi animali preparati super bili. Le farfalle possono vedere la luce ultravioletta. I gufi hanno occhi 2,2 volte più grandi della maggior parte degli uccelli. Nel buio vede 10 volte meglio dell'uomo. I camaleonti sono in grado di vedere in direzioni diverse allo stesso tempo. L'occhio del geco è 350 volte più sensibile dell'occhio umano. Registra gli occhi animali. Se parliamo di dimensioni. L'occhio dello struzzo è senza dubbio il più eclatante. Gli occhi di uno struzzo sono anche più grandi del suo cervello, che pesa quasi come un grande colibrì, che non è affatto collegato alla sua intelligenza o alla sua percezione. Un altro occhio del record è quello del calamaro gigante, che ha all'incirca le dimensioni di un coccomero, i suoi occhi sono 3 volte più grandi di quelli di qualsiasi altro animale. Dormire con un occhio aperto. In alcuni animali più che un proverbio, dormire con un occhio aperto è una realtà ed è questo. Ad esempio, i delfini dormono con un occhio aperto. Questo perché devono tenere metà della loro mente sveglia per essere in grado di respirare, e non morire mentre dormono. Lasciano, quindi, fuori uno dei loro emisferi cerebrali, mentre l'altra metà controlla le funzioni vitali, in particolare quella menzionata, la respirazione. Durante il processo del sonno, il delfino rallenta il suo metabolismo e rimane praticamente immobile. Quanto tempo teniamo chiuso gli occhi? Senza contare il tempo in cui teniamo gli occhi chiusi mentre dormiamo, trascorriamo circa il 10% del giorno a occhi chiusi. La causa? Molto semplice e ne abbiamo parlato prima, il battito delle palpebre. Un'altra curiosità legata agli occhi è che sebbene il nostro naso e le nostre orecchie continuino a crescere per tutta la vita, gli occhi rimangono della stessa dimensione dalla nascita alla morte. Gli occhi dei pesci. Può il pesce chiudere gli occhi? Certamente no. Gli occhi del pesce non hanno le palpebre e, quindi, non si chiudono mai. Sono gli unici animali che non hanno le palpebre? Assolutamente no. Ci sono altre specie con questa particolarità. Ad esempio, serpenti o insetti. Il mistero dell'eterocromia. Continuiamo con i colori. L'eterocromia è la qualità anomala degli occhi in cui l'iride di ciascun occhio ha un colore diverso, blu e marrone, ad esempio. L'eterocromia può essere parziale, una parte dell'occhio, o completa, tutto l'iride, è raro ma è una caratteristica che possiamo trovare sia negli animali che nell'uomo. Scienziati come l'oftalmologo Louise Emile Avalo o celebrità come David Bovie,
Mila Kunis, James Seymour, Christopher Walken e Noah Henry Cavill sono rappresentanti di eterocromia. Occhi blu. Tutti gli occhi azzurri provengono da un singolo antenato. Ciò è stato determinato da un gruppo di ricercatori dell'Università di Copenaghen che ha dimostrato che tutte le persone con gli occhi blu provengono da un antenato comune che visse tra i 6.000 e i 10.000 anni fa, nel periodo neolitico.